Dicevamo, prima della pausa abbiamo fatto la modulazione PSK, in cui l'informazione è immagazzinata nella fase del segnale trasmesso e dunque è possibile soltanto fare una decodifica coerente, una recezione coerente, perché una qualsiasi fase aleatoria introdotta al canale fa perdere informazione. È possibile fare una demodulazione incoerente con modulazioni in cui la costellazione dei segnali appartiene alla forma un cerchio? Sì, e come nel caso binario abbiamo fatto prima la BPSK, cioè la PSK binaria, e poi per effettuare una demodulazione incoerente abbiamo introdotto la PSK binaria differenziale, così l'MPSK, quindi la PSK in maria, permette solo una decodifica coerente. Se voglio fare un'eccezione incoerente devo introdurre la MPSK differenziale. Ok? In questo caso il segnale trasmesso ha questo aspetto. È lo stesso di quello che abbiamo, lo stesso che abbiamo scritto nella DPSK binaria. Identico, soltanto che nella binaria le fasi potevano prendere due soli valori, 0 e pi greco. Nell'MARIA prenderanno i miei valori, ma la struttura del segnale è la stessa. Quindi avremo un radice 2 e PDP su energia dell'impulso sotto radice, ma a questo punto potevo anche prendere l'energia unitaria, così evito di portarmi dietro questo coefficiente. Coseno di 2 pi greco FCT più Φ con K. Ok? L'ho scritta direttamente in forma di coseno perché ho preso l'impulso come reale, quindi a doppio segno in banda. Φ con K è la fase che viene trasmessa all'istante cappesimo e porta l'informazione della stringa di bit, cioè del simbolo trasmesso all'istante cappesimo. La regola qual è? Si parte da una fase a caso e poi la fase corrente Φ con K è uguale alla fase precedente più l'incremento delta K. Delta K quanto fa? Delta K porta l'informazione del simbolo cappesimo ed è uguale a A con K meno 1 su M per 2 pi greco. Ok? Dove con K è il simbolo cappesimo che sto mandando, che può essere 1 fra m possibili valori, 1, 2, 3, 4 oppure m. Quindi questo appartiene all'insieme m meno 1 su m per 2 pi greco, per m che va da 1 a m. Insomma, sto facendo i simboli, ho chiamati 1, 2, 3, 4 fino a m. Come vedete, l'informazione è immagazzinata nella differenza di fase tra la fase corrente e la fase precedente. E la chiave sarà la stessa presentata nel caso differenziale binario, perché per demodulare basterà fare calcolare la differenza di fase tra segnale corrente e segnale precedente. Così apparirà la differenza di fasi, delle fasi trasmesse, cioè quella informazione trasmessa, e poi, siccome ognuna delle fasi sarà corrotta dalla stessa fase aleatoria introdotta al canale, quella scomparirà. Come si procede in questo caso? L'abbiamo già detto, quindi possiamo procedere spediti. Si trovano le due funzioni di base, radice di 2, impulso normalizzato a energia unitaria, coseno, e meno radice di 2, impulso normalizzato in modo che abbia energia unitaria, seno. Si discretizza il segnale nell'istante cappesimo e si ottiene il segnale ricevuto R con K, che può essere scritto come elevato a Φ con K, fase mandata radice di F, elevato a Φ con K, fase mandata all'istante cappesimo, elevato a I theta, fase aleatoria introdotta al canale, più il rumore all'istante cappesimo.
Poi discretizzo anche il segnale ricevuto nell'istante k-1, che sarà uguale a radice di e elevato a i con k-1 elevato a i theta più rumore all'istante k-1. Sto procedendo rapidamente, ma vi ricordate che la discretizzazione del segnale PSK è semplicemente radice di e per elevato a i fase, no? Radice di e per elevato a i fase, radice di e per elevato a i fase. Qua è la fase cappesima, qui la fase k-1. Quindi qui è il rumore cappesimo, qui il rumore nell'istante segnazione k-1. L'unica cosa che devo fare è aggiungerci la fase aleatoria introdotta al canale che non ho stimato e non ho compensato. Elevato di delta ovunque. Dovrei prenderli tutti da, meno, da 0 a k-1, ma è troppo complesso. Allora mi focalizzo su due intervalli di segnazione e faccio una decodifica simbolo a simbolo. Anche se subottima è l'unica cosa che posso fare. Elevato a i fi con k-1, per elevato a i theta la chiamo elevato a i fi fi con k è uguale a fi con k-1 più delta k, e quindi là di sopra otteniamo radice di e elevato a i fi elevato a i delta k più n con k. Di conseguenza abbiamo i due osservabili, quello corrente e quello precedente, che sono fatti così: radice di e elevato a i fi elevato a i delta k 1 più n con k meno 1. Posso calcolare l'efficienza in potenza di questo formato di modulazione. E per calcolare l'efficienza in potenza a questo punto mi serve la distanza minima tra due possibili segnali, e a questo punto i possibili segnali sono questi, eh? Questo è il segnale dove ci sta anche radice di e. Mi fate uno scrivere in questa maniera, elevato il filo, scrivo di qua e radice di e lo metto qua, così questo chiamo uno dei possibili segnali trasmessi. E questo è il rumore. Se voglio calcolare l'efficienza in potenza, devo vedere un po' la distanza minima fra tutti questi possibili segnali. Valuto questo segnale S per tutte le possibili fasi delta K e trovo la distanza minima fra questa coppia di segnali. E la distanza minima in questo caso quant'è? Sulla prima coordinata non cambia nulla, perché fa 1 radice di e per un segnale e radice di e per un altro segnale. La seconda coordinata, scusate, vedete, è costante. L'unica differenza è sulla prima, ma sulla prima è una PSK, perché sono tutte le possibili fasi delta k che sono tutte quelle possibili che stanno sulla circonferenza, e quindi la distanza è la stessa che abbiamo trovato prima, che era 4 log 2 di n se inquadro di pi greco su n. Se questa è la distanza tutto dentro la di n, e ci manca l'energia, sì, ed era 2 al posto di 4, no,
2 era fuori da 4 strade. Ok. Sì. Lasciamo perdere questo combi su M era radice di E, va bene? Era 2 radice di E seno di pi greco su M, ok? Sì. Non dobbiamo mettere in mezzo l'energia media per bit perché dobbiamo calcolare l'energia media per bit di questi segnali, va bene? Che sarà una funzione di E. Questo è il minimo tra su i diverso da j della distanza al quadrato della distanza tra s con i e s con j, va bene? Serve l'energia media, ma vi faccio notare che tutti i segnali hanno energia pari a quanto? Norma quadro del vettore, è la somma dei quadrati dei componenti. La prima componente è E per elevato di delta al quadrato, radice di E elevato di delta modulo quadro E più il quadrato della seconda componente, radice di E al quadrato, E totale 2E. Insomma, la distanza tra i segnali è la stessa di prima della PSK a un differenziale. L'energia è il doppio, ovvio, ho preso due intervalli di segnalazione. Se è l'energia in un intervallo, in due intervalli è energia 2E. Quindi ho aumentato l'energia, lasciando invariata la distanza. L'efficienza in potenza si è dimezzata, perché a questo punto l'energia media per bit qui sarebbe l'energia media 2E diviso log 2 di M, e quando fate il rapporto l'efficienza in potenza è la stessa distanza di prima diviso un'energia media per bit che è il doppio di prima. Ottenete l'efficienza in potenza di prima dimezzata, cioè 2 log 2 di m sen quadro di pi greco su m. Ok? Fate solo attenzione alla notazione, purtroppo ho chiamato con S sia i segnali di prima della PSK che i segnali di adesso, che le coppie di segnali della DPSK. Ho chiamato con E con D minima la stessa distanza, però ci dovremo capire. Qui, ripeto, sto prendendo in considerazione coppie di segnali ricevuti in intervalli di segnalazione contigui. Se un segnale è un intervallo di segnalazione energia E, due osservazioni in intervalli consecutivi sono due segnali, quindi energia 2E. La distanza tra i due possibili segnali è la stessa di prima, perché la prima componente è uguale per tutti i possibili segnali, mentre solo la seconda che cambia, e quindi è la stessa di prima, della PSK. Quindi ho un'efficienza in potenza che è la metà, perché ho mantenuto la stessa distanza raddoppiando l'energia. Questo già mi fa capire che alla fine, nella probabilità di errore, avrò un'efficienza in potenza che è la metà di prima, perdo 3 dB. Questo è quello che mi devo aspettare. Vediamo se è davvero così. Intanto
devo trovare la regola di scissione. Qual è la regola di scissione? Abbiamo detto che si tratta di una costellazione di segnali equienergetici, quindi la regola di scissione ML simbolo a simbolo incoerente era logaritmo delle con 0 del modulo del prodotto scalare diviso sigma 4 meno energia dei segnali diviso 2 sigma 4. L'energia dei segnali è la stessa per tutti, quindi può andare via. Devo massimizzare il log della I con 0 del modulo del prodotto scalare. Siccome il log in I con 0 è crescente, basta il massimizzo del prodotto scalare. Io devo fare il massimo del modulo del prodotto scalare. Il quadrato non cambia niente, tanto massimizzare il modulo e massimizzare il modulo quadro è la stessa cosa. O se preferite, siccome fra A con K e delta K c'è la relazione 1 a 1, perché ogni simbolo corrisponde a una fase, se io mi stimo la fase trasmessa è come se mi viene stimato il simbolo. Quindi potrei anche dire anche ad max su delta del modulo del prodotto scalare fra R e i possibili segnali che si chiamano radice di E elevato a I delta 1. Vi ricordo che abbiamo detto che la fase delta K inviata all'intervallo di segnazione kesimo era A con K meno 1 su M per 2 pi greco, ok? Quindi se io mi stimo la fase so anche il simbolo, se mi stimo il simbolo so anche la fase. Lo sto scrivendo in questa maniera, altrimenti qua invece di scrivere elevato a i delta devo scrivere elevato a i a meno 1 diviso m per 2 pi greco. Invece portami dietro tutto questo blocco per mettermi di stimarmi la differenza di fase. E chiaramente questo delta appartiene ai soli valori possibili, cioè m meno 1 su m per 2 pi greco, per m che va da 1 a m grande, ok? I soli m possibili valori di fase. Ora questo prodotto scala è semplicissimo perché è la prima componente per la prima componente coniugata, seconda componente per seconda componente coniugata. Quindi permettete di sviluppare qua sopra questo modulo quadro. Questo è il modulo quadro di R con K per radice di E elevato a meno I delta, perché è il primo per il secondo coniugato, prima componente, più seconda componente che si chiama R con K meno 1 per la seconda componente coniugata, ma questa è reale, quindi radice di E per 1 modulo quadro. Quindi diventa il quadrato del primo, R con K è il modulo, più il quadrato del secondo, R con K meno 1 è il modulo, più due volte la parte reale del prodotto scalare, che è R con K del prodotto scalare, scusa, il prodotto tra i due del primo e il secondo coniugato, quindi R con K meno 1 coniugato, ma R con K c'è anche elevato di delta. Ok? Quindi devo massimizzare questo oggetto.
questo modulo del prodotto scalare, cioè questo modulo quadro, cioè questa quantità qui, e la devo massimizzare su delta, su tutti i possibili valori delta. È chiaro che questo non conta nulla perché non dipende da delta, questo non conta nulla perché non dipende da delta, 2 non conta nulla, significa massimizzare la parte reale. Meno i delta, cioè. Ma è esattamente quello che è avvenuto la volta scorsa, quando abbiamo fatto il caso BTSK. Massimizzare la parte reale del prodotto scalare, di questo numero, vuol dire massimizzare il modulo per il coseno dell'angolo, ma il modulo è dipendente da delta, quindi non mi serve a niente, basta che massimizzi il coseno dell'angolo. Quindi questo diventa arg max del coseno dell'angolo. Quindi l'angolo fra la differenza degli angoli, perché vuole un prodotto, R1K meno 1 coniugato e delta. Coseno, sapete bene come è fatto, quando è che massimizzo il coseno? Quando minimizzo l'argomento. Se l'argomento è minimo, l'argomento è in modulo, perché mi va bene sia qua che qua. Il coseno è massimizzato quando la sua fase è in modulo molto piccola, a 0 è proprio il massimo. Poi una virgola dopo lo 0, una virgola prima 0 è comunque grande. Quindi questo significa massimizzare il modulo dell'argomento. Minimizzare o massimizzare? Scusate, minimizzare. Chiaramente massimizzo il coseno se minimizzo il modulo e l'argomento. Questo è esattamente quello che ci saremmo aspettati. L'informazione è immagazzinata nella differenza di fase. Che cosa faccio? Prendo il segnale corrente, lo moltiplico per il precedente, ne calcolo l'angolo. Quella è una stima della differenza di fase trasmessa. Vedo la differenza di fase ricevuta e la differenza di fase più simile fra quelle possibili che ho trasmesso alla differenza di fase ricevuta è quella che per me prendo come stima del segnale trasmesso. Quindi era proprio quello che mi aspettavo che sarebbe successo. Questa è la regola di decisione. Come vedete, non è stato necessario stimarsi la fase aleatoria introdotta al canale. Decodifica incoerente. Probabilità di errore per questa regola di decisione. Thank you.
la probabilità di errore è un po' complicata e difficile da calcolare, non c'è nessuna forma chiusa, ma si può dimostrare che comunque in forma integrale si può trovare ed è pari a 1 su pi greco, scusate, integrale tra 0 e pi greco per 1 meno 1 su m elevato a meno sen quadro di pi greco su m diviso 1 più coseno di pi greco su m coseno di teta in teta. Quindi è un po' complicato. Chiaramente scusate, vede condizione 0, ovviamente dove sta il termine di SN. Che vi faccio notare quando m fa 2, e cioè abbiamo la d differential PSK binaria, dobbiamo trovarci col caso precedentemente calcolato, quello dell'altro ieri. Beh, quando m fa 2 abbiamo se in quadro pi greco mezzi che fa 1, coseno pi greco mezzi fa 0, abbiamo e elevato, quindi teta non c'è più, e elevato a meno e condizione 0. L'integrale fra 0 e pi greco mezzi rimane pi greco mezzi, che diviso pi greco fa un mezzo, che è proprio quello che avevamo nel caso di differential PSK binario, DBPSK. Da qui però non si vede che la perdita di 3 dB, perché noi abbiamo efficienza e potenza da metà di prima, quindi dobbiamo aspettarci una perdita di 3 decibel, cioè di dover trasmettere, che il prezzo da pagare per poter fare una ricezione incoerente, quindi più semplice, deve essere il dover trasmettere 3 decibel di potenza in più, cioè raddoppiare la potenza trasmessa. Da qui non si vede. Come possiamo fare per vederlo? Beh, possiamo fare una piccola approssimazione, cioè per elevati i rapporti segnale-rumore. Se abbiamo detto che la statistica di decisione prevede di calcolare la fase del segnale corrente per il segnale precedente, proviamo a calcolare il prodotto fra segnale corrente e segnale precedente e vediamo che esce fuori. Con una piccola approssimazione valida per rapporti segnale-rumore ci accorgeremo che la probabilità di errore si può calcolare in maniera semplice, ma chiaramente sarà valido soltanto con l'approssimazione in quella regione. In particolare, se fate il prodotto fra R con K e R con K meno 1 coniugato, cosa ottenete? Vi ricordo che R con K era radice di E elevato a I phi con K più teta più rumore, mentre phi con K, R con K meno 1 era radice di E per elevato a I phi con K meno 1. Abbiamo utilizzato phi non nel corsivo ma in stampatello, giusto? Meno, perché è coniugato, meno I teta più rumore istante precedente coniugato, ok? Facciamo questo prodotto, che è molto semplice, vi fa anche capire perché funziona questa demodulazione. Se vedete che l'angolo teta, che ricordo è la fase aleatoria introdotta al canale, scompare, perché qui è presente col più e qui è presente col meno. Infatti se faccio il primo per il primo ottengo E volte elevato a I differenza di fase, perché phi un K meno phi un K meno 1. È proprio quello che mi serviva. Questo è il termine di segnale-segnale.
Poi c'è il termine segnale rumore coniugato e rumore segnale coniugato. Quindi ci sarà un radice di E che moltiplica segnale rumore coniugato più segnale coniugato rumore. E poi abbiamo i termini di rumore quadro, rumore rumore, andiamo con K meno 1 coniugato. Come vedete, in assenza di rumore, questo non c'è, rumore, rumore, questo termine non c'è, rimane soltanto il segnale elevato a I differenza di fase. E se estraggo la fase di questo segnale, è proprio differenza di fase, cioè delta. Il segnale in formazione è mandato all'istante caffè. Tuttavia c'è il rumore, e qui non posso dire niente. Se applico la recisione, la probabilità è quella integrale complicata che ho visto prima. Posso fare qualche approssimazione? Beh, sì, perché se mi ritrovo in regioni di elevato rapporto segnale-rumore, posso trascurare il termine di rumore-rumore rispetto al termine di rumore-segnale. Perché se il rumore ha potenza sigma quadro, rumore-rumore ha una media, una potenza di sigma alla quarta. Mentre il rumore-segnale ha una potenza di sigma quadro per energia del segnale. Insomma, la varianza di questo, il valore quadratico medio di questo, è molto maggiore del valore quadratico medio di questo. Quant'è il valore quadratico medio di questo oggetto? E di modulo 4. Questo è rumore. Più questo che è rumore, dovrei fare il quadrato del primo, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. Ma il doppio prodotto non mi serve neanche farlo, perché questa è una variabile d'ordine gaussiana e questa è una variabile d'ordine gaussiana. La somma sono due gaussiane. Queste somme sono variabili d'ordine gaussiana indipendenti. Va bene? La varianza della somma è la somma delle varianze, perché sono indipendenti. E quindi la varianza di tutto quanto è la media è 0, perché ogni variabile d'ordine gaussiana qui la media è 0. La varianza della somma è la somma delle varianze, e quindi otteniamo E per sigma quadro, 2E sigma quadro. Mentre qui, se dovessi fare la media di questo qui al quadrato, ottengo la media di N modulo quadro per N con K meno 1 modulo quadro. È la media del prodotto di due variabili d'ordine indipendenti, il prodotto delle medie. La media del primo al quadrato si chiama sigma quadro. La media del secondo al quadrato si chiama sigma quadro, tutto è sigma alla quarta. Ora, c'è un sigma quadro che è comune a tutti e due. Poi uno moltiplica l'energia del segnale, che è molto grande, e l'altro moltiplica sigma, che è molto piccolo. Quindi se E è molto maggiore di, oppure 2E è molto maggiore di sigma, questo termine ha una potenza molto maggiore di questo termine, e quindi questo lo posso trascurare rispetto al primo. Chiaro? Questo ha valore quadratico medio di sigma alla quarta. Questo ha valore quadratico medio di 2E sigma quadro. Se 2E sigma quadro è molto maggiore di sigma alla quarta, o se preferite 2E è molto maggiore di sigma quadro, allora questo termine rumore-rumore è trascurabile rispetto al termine segnale-rumore. E quindi quello diventa approssimativamente che cosa? Diventa radice di E in evidenza. Radice di E per elevato a I delta K, per cui questa è proprio la fase che io voglio stimarmi, la differenza di fase, più
elevato a i, fatemi chiamare questo termine fi, va bene? Vabbè, lo riscrivo dalle quadra. Perdo più tempo a definire un altro che riscrivo. Ok? È circa uguale. E molto maggiore sigma, 2E molto maggiore sigma, 4, che è uguale a n0 mezzi, sigma 4 nel nostro caso. Quindi stiamo dicendo se 4E su n0 è molto maggiore di 1, questo stiamo dicendo. Insomma, elevati i rapporti segnale rumore. Ma questa che variabile aleatoria è? L'abbiamo detto prima, è una variabile aleatoria gaussiana, a media quanto? 0 e varianza, in realtà è complessa, quindi è una coppia di variabile aleatoria gaussiana e quindi è un vettore aleatoria gaussiana bidimensionale, a varianza a media 0 e varianza quanto? La somma delle varianze. Questa varianza sigma 4, se non moltiplica per la fase aleatoria, ha sempre varianza sigma 4. Questa è la variabile aleatoria gaussiana, ha varianza sigma 4, moltiplica per la fase aleatoria a caso, sempre varianza sigma 4. La somma due variabili aleatorie gaussiane a varianza sigma 4 indipendenti si sommano, hanno varianza 2 sigma 4, il doppio di prima. Metto identica perché mi sto ricordando che in realtà sono variabili aleatorie complesse, quindi c'è una parte reale e una parte immaginaria, quindi quelli sono vettori. Ok? Purtroppo non vi ho introdotto le variabili aleatorie gaussiane complesse circolarmente simmetriche, altrimenti qui avrei detto che questa è una gaussiana complessa circolarmente simmetrica, a media 0 e varianza 2 sigma 4. Però in realtà essenzialmente stiamo parlando di due variabili aleatorie, invece di parlare di una variabile aleatoria complessa. Qui ho due variabili aleatorie reali indipendenti, va bene? La parte reale e la parte immaginaria, per questo ci metto sigma quadri identici. Ma questo è esattamente quello che avevo prima, perché prima nella PSK con cosa mi riducevo? Nella PSK radice di E elevato a fase più rumore a parete sigma quadro. Ora ho proprio radice di E elevato a I fase da stimare più rumore con varianza 2 sigma 4. Quindi ho esattamente una PSK come prima, in cui la varianza di rumore è il doppio di prima, per avere le stesse prestazioni di prima, quelle della PSK non differenziale, devo trasmettere il doppio della potenza. E quant'è la probabilità di errore? Quella della PSK differenziale, della PSK appunto la PSK, quindi era, purtroppo abbiamo soltanto in forma di bound, avevamo detto che non ci interessa. Insomma, è la stessa probabilità di prima, quel bound di prima. Abbiamo dato soltanto che serve per avere quella probabilità di errore, serve il doppio della potenza. Come la PSK con rumore a potenza doppia. Quindi perdo 3 dB. Cioè, per avere le stesse probabilità di errore di prima, nella PSK, con la PSK differenziale devo trasmettere il doppio della potenza. Come aveva predetto l'efficienza in potenza trovata prima.
Ok. Ragazzi, sono le 16:53. Se non avessimo perso anche quei 10 minuti prima, avrei anche potuto cominciare a parlarvi della QM.